purtroppo. Però ragazzi, che ci devo fare? Comunque ragazzi, oggi andremo a vedere il mistero della bambina fantasma. Che adesso ragazzi... Oh, che cavolo, raga, abbiamo preso il poliziotto. Dai un attimo, le faccio il trucco di togliere la polizia. No, no, no. Oh, che fa? Raga. Ok, vai, possiamo andare, raga. Cioè, guardate, raga, siamo qua. Oggi ragazzi parleremo della bambina fantasma, come ho già detto. E scusate ragazzi, e dirigiamoci là. Ok ragazzi, passiamo per di qua. Ah, comunque dopo ragazzi vi farò una, diciamo, una piccola storia per farvi vedere quello che è successo alla bambina e che comunque l'hanno ormai raccontata tutti sta storia. Mamma mia signori, queste curve incredibili, proprio non si riescono a fare tanto bene, però noi ragazzi siamo bravissimi nella guida. Vabbè ragazzi, basta fare i sciocchi, pensiamo al vero. Ecco ragazzi, come vedete siamo proprio qua. Allora ragazzi, comunque come vedete qua si dice che praticamente ci fosse una ragazzina, o anche detta bambina, che praticamente si sarebbe buttata da qua e sarebbe andata a sbattere contro uno di quei tre scogli che ci sono là, ovviamente. E che quindi poi, ragazzi, dopo un po' di giorni, addirittura la polizia investigò perché dicono che avevano trovato, avevano trovato il corpo, prima. Un giorno dopo avevano già trovato il corpo, perché qua vicino, tra l'altro c'è pure un mistero qua vicino, ragazzi. Cavolo ragazzi, c'è un arresto in live, cioè è incredibile. Vabbè, allora, che comunque era qua vicino. E allora l'aveva scoperto questo qua, il vicino di casa, come vedete là nella in quella casa. E che quindi la polizia stava investigando chi era stato e chi era stato. Allora ragazzi, io adesso vi faccio vedere come è successa la storia. Vabbè, fate conto che non c'era manco la macchina, raga, fate conto che non c'era la macchina, non c'era proprio nessuna macchina, era notte fonda, sono state tipo mezzanotte l'una massimo e non c'era nessuno proprio in giro. Vabbè che adesso sono le 4 ragazzi, quindi lei praticamente stava camminando così ragazzi, e quindi lei camminando e poi si suicidò. Ma ragazzi, non si sa il motivo perché si è suicidata e quindi bisogna scoprirlo. Lei fece così, guardate ragazzi, lei si buttò. Vabbè, ovviamente Nico non è morto, perché comunque Nico è uno che è agile, anzi anche molto secondo me. Quindi ragazzi, ma è un problema qua salire, o dovremmo fare tutto il giro, forse è meglio fare il giro, minzega. Forse, ecco, è qua, raga, che è morta. Che poi tenta a finire in acqua, tra l'altro, raga. Allora, raga, dobbiamo andare nell'acqua. Cavolo, raga. Ma avranno tutto il girone da fare, cioè, veramente una cosa incredibile. E c'è qualche giocatore che diceva nel sito ufficiale della Rockstar Games, che diceva che alle 2 di notte avevano visto una bambina di color bianco, fantasma, che era sopra quelle rocce. Che però ragazzi, comunque, come secondo me avrete notato, ragazzi, tra l'altro, se avete visto bene, infatti, ci sono pure delle macchine. E il guardrail là, che di solito là il guardrail chiudeva la chiusura, perché sennò si rischiavano incidenti, e quindi ragazzi l'avevano chiuso. Solo che adesso ragazzi avete visto che c'era il guardrail tutto aperto e rovinato, ragazzi, e può darsi che là, quindi può darsi che o la bambina o la ragazzina, non si sa, può darsi che lei sia andata a sbattere e sia caduta, perché infatti là ci sono anche due macchine e addirittura magari qualcun altro la andò a sbattere. E quindi ragazzi, io adesso direi di farvi vedere questa cosa che ho notato, nella casa del vicino di quello che vi parlavo prima, che l'aveva trovata, che addirittura ragazzi si potrebbe parlare di un omicidio.
omicidio, ma secondo me non è un omicidio, raga, secondo me è un suicidio. Vabbè che qua sono tutti, cioè non rispettano la città qua perché buttano a terra e così. Beh, comunque ragazzi, guardate che casa c'è, che bella. E guardate ragazzi, ci guardate qua, era qua, raga, me lo ricordo. Allora, guardate qua, cioè, da notare qua la porta, dov'è la porta, ragazzi, che non si trova, porca miseria. Eccola qua, eccola, guardate ragazzi. Allora, vedete queste tracce di sangue? Secondo me, ragazzi, potrebbe c'entrare qualcosa, poi non lo so. Però adesso, ragazzi, bisognerebbe investigare bene comunque, perché alla fine si dovrebbe proprio fare un'investigazione. Si dovrebbe andare da qua, si dovrebbe partire, perché poi comunque le scie vanno fino a qua e poi può darsi che l'hanno buttata di nuovo qua. Si potrebbe vedere dal molo fino da qua fino al molo. Si potrebbe vedere se magari ancora c'è qualcosa del corpo. E poi tra l'altro, ragazzi, c'è qua da... Beh, investighiamo un po' bene qua, raga. Magari c'è qualcosina, non lo sappiamo, però da qua non si vede proprio niente. Anche perché poi tra l'altro l'acqua è sporchissima e quindi non ha senso, cioè... Non ha senso, non si vede niente. Perché se eri in GTA, se eri in GTA 5, ovviamente potevi andare sotto. Scusate ragazzi. Vedete qua? E altro, c'è pure la turismo. Che comunque chi vuole sapere dove trovare la turismo, che tutti, magari c'è quello là che dice non trovo la Ferrari, dove è la Ferrari, dove è la Ferrari? E allora la Ferrari è qua, in questo punto. E se volete anche voi andare al ministero, magari investigare, è questo il punto. Se magari qualcuno vuole andare a investigare, ovviamente, cioè non è che è un obbligo. Ecco, allora, giriamo. Comunque ragazzi, questo rimarrà per sempre un mistero. Comunque ragazzi, io oggi vi ho detto tutto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vedremo in una prossima puntata, ovviamente, ragazzi. Ma penso che per un po', ragazzi, non arriveranno video. E il terzo episodio mi sa che non arriverà anche fra un po'. Tanti mi stanno richiedendo di fare Far Cry 3 a caccia degli animali. E quindi, ragazzi, la prossima volta non faremo più GTA, cioè faremo GTA 4. Però ovviamente poi, ragazzi, non faremo più Far Cry, cioè non faremo più un video, non faremo GTA 4 e continueremo la serie Far Cry 3, la serie a caccia degli animali, e andremo a caccia della tigre. Quindi ragazzi, io vi ho detto tutto, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi e noi ci vedremo in una prossima puntata. Ah ragazzi, comunque tra l'altro vi devo dire un'ultima cosa, poi chiudiamo il video ovviamente. Grazie per le 150 visualizzazioni nel primo video, siete veramente fantastici. E ci mancano 2 iscritti, arrivare a 20 iscritti, cioè quindi ragazzi vuol dire che stiamo andando benissimo e continueremo così, speriamo ragazzi. Quindi ragazzi, ve lo ripeto per la terza volta, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci vedremo in una prossima puntata, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e bella ragazzi!